questa tua esauriente, anche se purtroppo stringata, relazione, ma che ci ha messo davvero subito in contatto con quello che adesso andremo ad ascoltare dal prossimo ospite che vi presenterò, non però prima aver essermi accertato della presenza di Cecilia Verdini, che eccola, la vedo, ecco, che riceverà poi un premio, perché all'interno di questa giornata c'è anche questa piccola finestra che è dedicata a delle tesi di laurea particolarmente significative che riguardano appunto gli argomenti che abbiamo oggi affrontato. E non so se c'è anche Francesco Solfanelli, non lo vedo, va bene, che avrebbe dovuto in qualche modo, non verrà, mi fanno cenno che non verrà, non importa, perché era lui che aveva in qualche modo organizzato e gestito questa cosa, ma non importa. E la figlia di Sergio Anselmi, se c'è. C'è. Sono molto contento che sia qui presente, perché le chiederò di consegnare il premio poi. Grazie. E allora adesso passiamo al prossimo relatore, come dicevo, un relatore che abbiamo davvero il piacere di ospitare, perché ci farà conoscere più da vicino quella che a mio avviso è forse la realtà più significativa tra le comunanze. E vediamo se il dottor Stefano Cattoi, che è un dirigente della comunità e ha anche un ruolo di direttore dell'ufficio tecnico forestale, riuscirà a, diciamo, convincerci che ancora questo sistema, come diceva Olimpia Gobbi poc'anzi, non è solo storico, ma è ancora praticabile, ancora fattibile, ancora si può costruire un modello di comunità. Quello che mi ha impressionato di quello che ho potuto vedere della magnifica comunità di Fiemme di cui stiamo parlando è non solo l'estensione territoriale, stiamo parlando di 200 chilometri quadrati di territorio, cioè quasi la somma dei comuni di Arcevia e di Sassoferrato, no? che sono fra l'altro due comuni che hanno un'estensione molto grande qui nelle Marche, come sapete, di cui 110 chilometri quadrati coltivati a bosco, e quindi il resto poi ce lo dirà il dottor Cattoi. L'altra cosa impressionante che i cosiddetti abitanti vicini, cioè quelli che appunto hanno titolo a godere della e a gestire la comunità, sono residenti addirittura in 11 comuni, e questa è una cosa altrettanto significativa. Una curiosità, dottore, me la deve togliere subito: perché magnifica comunità di Fiemme? Ma il magnifica sembra che storicamente derivi dal fatto che la Repubblica Serenissima di Venezia, che veniva a prendersi i tronchi per fare poi le antenne delle navi, aveva definito la magnifica comunità come la comunità come la sua magnifica sorella. Però il termine magnifica è abbastanza diffuso in Trentino e fa riferimento anche ad altre realtà, che ad esempio c'è una magnifica comunità sull'altopiano di Folgaria che rimane solo ed esclusivamente sui cartelli stradali, non tanto come realtà ancora viva. Ecco, allora io intanto vi ringrazio per averci invitato qua, vi porto il saluto appunto anche dell'amministrazione della magnifica comunità di Fiemme che oggi ho l'onore di rappresentare, e proverò a illustrarvi sinteticamente quali sono le nostre caratteristiche, chi siamo e cosa facciamo. È un po' difficile definire la magnifica comunità di Fiemme all'interno dei canoni tradizionali e attuali dal punto di vista anche normativo. Tant'è vero che c'è stata una grossa discussione, soprattutto negli anni tra il 1950 e il 1960, per definire questa realtà che ha origini antichissime, che poi vi dirò, e ci sono state delle cause legali per capire se era un ente pubblico, un ente privato, tutta una serie di questioni che poi la Corte di Cassazione, in maniera molto pilatesca, ha definito come un'istituzione sui generis. Ve lo leggo perché appunto dà l'idea anche di come in Italia scriviamo a volte le norme. Non me ne voglia il professore
definito appunto come istituzione sui generis, relitto di antichi ordinamenti che, pur non rientrando in nessuna delle categorie di enti pubblici previste dal nostro sistema, ha essa stessa natura di ente pubblico e come tale è munita del potere di darsi quell'ordinamento che sia ritenuto meglio confacente alle sue esigenze e alle sue finalità, pur essendo sottoposta a un certo controllo da parte degli organi statuali. Quindi dice tutto e questo ci va anche bene, perché appunto ha consentito alla comunità di continuare a vivere e festeggiare nel 2011 i 900 anni di storia certificata, perché il primo documento ufficiale nel quale si parla di Magnifica Comunità di Fiemme porta la data del 1111. Quindi gli storici dicono, se questo documento è stato redatto in quell'anno lì, vuol dire che la comunità esisteva già da prima. Quindi probabilmente il nostro rappresentante ha detto che è vecchia come la Chiesa, forse non arriviamo a quegli anni là, comunque qualche bell'anno ce l'abbiamo. Questo documento viene definito appunto come Patti Ghebardini, è un documento redatto tra i rappresentanti di questa comunità locale e il principe vescovo Ghebardo, il quale riconosce l'esistenza della comunità e stabilisce anche alcuni patti, nel senso che dice: vi garantisco una certa autonomia di gestione a patto che voi mi difendiate i confini esterni del mio appunto regno e mi versiate ogni anno un certo quantitativo in denaro. La storia della comunità quindi è una storia anche di autonomia, ma è sempre un'autonomia patteggiata col potente di turno. E il fatto che sia un'autonomia lo troviamo anche ad esempio nelle caratteristiche attuali del territorio. Se voi, noi siamo in Trentino, la parte nord-orientale del Trentino, una valle anche adesso molto frequentata da un punto di vista turistico, quindi qualcuno magari l'ha già frequentata. Se entrate in Val di Fiemme non trovate nessun tipo di castello. Castello che era il simbolo del feudatario, di colui che aveva appunto questa investitura da parte di chi aveva il potere, in Valle di Fiemme non c'è. C'è un paese che si chiama Castello di Fiemme, ma non esistono castelli, a differenza di molte altre zone del Trentino. Questo proprio perché questa comunità è sempre stata amministrata in maniera autonoma, quindi un autogoverno. Devo dire che rispetto all'intervento precedente della professoressa Gobbi ci ritroviamo in praticamente tutte quelle affermazioni, anche da un punto di vista giuridico e storico, che lei ha fatto. Quindi la nostra è una proprietà collettiva, indivisibile, inusucapibile, imprescrittibile, quindi appartiene agli abitanti della valle, a coloro che vengono definiti vicini. Il vicino è il partecipe della magnifica comunità. Come si fa ad acquisire il titolo di vicino? Bisogna risiedere ininterrottamente per almeno 20 anni in uno degli 11 comuni della valle. Sono 11 perché i comuni sono nati dopo la magnifica comunità, non c'erano quando appunto è cominciata la storia della comunità. Tra l'altro, rispondendo a quanto diceva prima il presentatore, ne abbiamo addirittura a cavallo di due province, perché siamo con 10 comuni in provincia di Trento e con uno Trodena che è addirittura in provincia di Bolzano. Questo è evidente perché la comunità c'era prima, le varie distinzioni amministrative sono venute dopo. Lo statuto prevede appunto, lo statuto del 1993 prevede appunto i 20 anni di residenza ininterrotta. Il precedente statuto ne prevedeva solo 5. Questo perché nel momento in cui si è andato a rivedere questa carta fondamentale della comunità è stato deciso di rafforzare ulteriormente questo legame territorio-uomo, come persone che abitano in quel territorio e quindi diventano legittimati ad amministrarlo. E c'è questo legame doppio, perché da una parte sono legittimati, ma dall'altra anche il territorio viene poi gestito sulla base di questo. Non ci sono differenze di genere, di censo, perché appunto basta avere questa residenza, non ha importanza, non si fanno distinzioni tra
maschi e femmine. Tant'è vero che adesso da pochi mesi noi abbiamo avuto tra i nostri amministratori, abbiamo tuttora una regolana di sesso femminile, perché si è dimesso il regolano che c'era prima, quindi lei è subentrata al posto di questo. Un evento un po' storico, perché fino a qualche decennio fa questo invece non succedeva. Quali sono gli organi principali che sovrintendono a questa magnifica comunità, il cui compito principale è quello di gestire il patrimonio collettivo e l'impiego delle rendite che se ne possono ricavare? Dopo, verso la fine, faremo un discorso anche su questo, perché effettivamente ultimamente le rendite che possiamo ricavare sono molto molto limitate, mentre una volta invece viceversa erano molto di più. E abbiamo alcuni organismi, alcuni sono più di rappresentanza, ad esempio questo è il Comune Generale, che sarebbe un'assemblea capifamiglia, ma non solo capifamiglia, di vicini che abbiano compiuto almeno 25 anni, che vengono eletti ogni 4 anni, noi avremo le votazioni adesso al 4 dicembre, che entrano a far parte del Comune Generale, che è un'assemblea appunto che rappresenta un po' tutti le 11 regole, quelle che appunto noi chiamiamo ancora regole, in realtà sono gli 11 comuni che fanno parte della comunità, e eleggono 42 persone. È un organismo che ha compiti di indirizzo, di non gestionali, si ritrova 3-4 volte l'anno. È stato istituito con lo statuto del 93, però devo dire la verità che in questi anni sta dando dei segni di non essere proprio il passo coi tempi, tant'è vero che di queste 42 persone poi a quelle 3-4 assemblee che si fanno l'anno a volte si fa fatica a trovare il numero legale, quindi c'è anche un problema di partecipazione che mi sembra giusto evidenziare in questa sede qua, che è anche un momento di studio e di riflessione sulle collettività. Mentre l'organo gestionale vero e proprio è il cosiddetto Consiglio dei Regolani, è composto da 11 persone, una per ogni comune, una per ogni regola, e questa persona è quella che ottiene più voti in occasione appunto delle elezioni. Da questo punto di vista qua, quindi, la democrazia è un po' anomala, nel senso che noi abbiamo delle regole, tipo Cavalese e Predazzo, che fanno circa 5-6 mila abitanti. Abbiamo delle regole molto più piccole, paesini, che nonostante questo fanno comune lo stesso, che fanno 400-500 abitanti. Però poi all'interno della comunità la regola piccola conta uno, così come la regola grande. E c'è stato un dibattito su questo, sul fatto che dovesse essere appunto suddiviso questo organo gestionale in base alla rappresentanza numerica dei singoli comuni, però in questo momento si è ancora tenuta questa tradizione più antica, anche per dare continuità appunto a una storia che è sempre stata così. I votanti sono i capi famiglia, non sono tutti i vicini, ma solo il capo famiglia, che poi viene definito capo fuoco, perché anche qua il termine fuoco sta a indicare l'unità minima attorno alla quale la famiglia, la gente si riunisce per mangiare, per scaldarsi e così via. Anche se lo statuto 93 prevede che il capo famiglia possa delegare qualcun altro per andare a votare al posto suo. Comunque, per dirvi in termini numerici, gli aventi diritto, i vicini alla magnifica, sono circa 20.000 in questo momento, gli aventi diritto al voto, quindi i capifuoco, sono circa 6.000. Anche qua ci sono state discussioni se era il caso di introdurre il suffragio universale, nel senso che votassero tutti i 20.000, però per il momento non è stato fatto. Al proprio interno il Consiglio dei Regolani elegge uno scario, cosiddetto, sarebbe il presidente, anche qua riprendiamo un termine antico, un termine longobardo, scario significava comandante delle schiere, quindi
si è voluto mantenere anche questi aspetti storici, e il quale appunto ha la rappresentanza legale e con tutto quello che ne consegue. Abbiamo poi degli organismi di controllo, che tipo un, per dirla con i termini moderni, un collegio sindacale, viene chiamato collegio dei revisori, e poi un organismo al quale i vicini che si sentono torteggiati o che non sono d'accordo su determinate scelte possono presentare dei ricorsi. Questo organismo appunto è composto da 5 persone che tendenzialmente hanno una competenza giuridica e storica per andare poi eventualmente a decidere su questi ricorsi, perché dal punto di vista della pubblicità, nel senso della pubblicità degli atti, la Magnifica Comunità di Fiemme è completamente pubblica, nel senso che tutti gli atti sono visibili, tranne quelli che riguardano poi le singole persone, e quindi possono essere a disposizione di tutti coloro che lo richiedono. Cosa facciamo adesso? Appunto, una volta, come in parte anche adesso, la comunità gestiva il proprio territorio, c'era prima 200 km quadrati, 20, io ragiono spesso volentieri in termini di ettari, perché questa è la mia formazione anche scolastica. Abbiamo 20.000 ettari di territorio, abbastanza accorpato, praticamente tutta la fascia medio-alta della Val di Fiemme è costituito per oltre la metà da bosco di abete rosso, molto anche produttivo. Gli altri 9.000 ettari sono dati da pascoli e da improduttivi, zone alte, appunto rocce e così. Siamo riusciti nel corso di tutti questi secoli a mantenere questa risorsa. Mantenendola come? Proprio facendo riferimento all'intervento della professoressa Gobbi, dandosi delle regole. La storia della comunità, soprattutto dal punto di vista forestale, è una storia di regole. Noi troviamo che già nel 1270 sono stati redatti i cosiddetti ordini degli boschi, nei quali i componenti in quel momento della Magnifica Comunità di Fiemme hanno stabilito alcune regole scritte per fare in modo che questa risorsa, che negli anni là era abbastanza importante, potesse continuare successivamente. Quindi troviamo anche lì, poi sono stati rivisti nel 1458, nel 1584 e così via, e veniva stabilite delle regole anche abbastanza specifiche su come si doveva tagliare, dove si doveva tagliare, in che maniera, come dovevano essere rispettati determinati boschi, cosiddetti gazzi, nei quali non si poteva tagliare per un certo numero di anni, come doveva essere esercitato il pascolo, come, che adesso sono tutte cose che non si fanno più, non vengono più, non sono più attuali, come si poteva prelevare lo strame per il bestiame, la torba, cavar sassi e ghiaia addirittura. Quindi queste regole hanno contribuito a far sì che il patrimonio della comunità venisse continuamente tramandato alle generazioni successive. La ricchezza del patrimonio forestale ha consentito, specialmente nei secoli scorsi, anche determinati benefici agli aventi diritto della Magnifica Comunità. Quindi, oltre a poter prelevare in bosco la loro quantità di legna necessaria, la Magnifica ha goduto anche di rendite abbastanza importanti, che però per statuto ha sempre cercato di reinvestire a favore della collettività locale. Tant'è vero che nel 1850, quando si vedeva che ormai anche il commercio del legname cominciava ad avere determinati problemi, perché erano stati imposti dei dazi abbastanza forti per la fluttuazione lungo l'Avisio, ha costruito una strada, che è quella che attualmente si percorre quasi sempre per venire in Val di Fiemme, che collega la Val di Fiemme alla Valle dell'Adige. Ecco, fino ad allora questa strada non esisteva, è stata anche un'opera abbastanza ardita,
che è stata realizzata grazie ai fondi, alla messa a disposizione dei fondi da parte del Magnifico Comitato di Fiume. Negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, la lungimiranza degli amministratori della Magnifica Comunità ha fatto sì che venisse costruito a Cavalese l'ospedale di Fiemme e venisse gestito proprio dalla Magnifica Comunità fino alla riforma sanitaria e quindi poi all'esproprio a favore dell'ente pubblico. Quindi la storia di questa comunità è una storia proprio completamente legata alla gente che abita, che appartiene a questo territorio. Quindi credo che sia oltremodo importante sottolinearlo oggi. Da un punto di vista nostro, adesso devo dire che stiamo vivendo un periodo abbastanza difficile, mi dispiace perché appunto io sono 25 anni che lavoro alla Magnifica, non facevo parte della Magnifica Comunità di Fiemme perché non ero nato in Val di Fiemme, trentino ma non di quella valle, e purtroppo le nostre risorse stanno continuamente erodendosi, nel senso che viviamo solo ed esclusivamente dei nostri proventi, quindi dal taglio dei boschi e dalla gestione di questi boschi, perché per esempio dai pascoli non abbiamo alcun introito in quanto vengono dati gratuitamente agli allevatori locali, appunto, che poi esercitano il pascolo con il loro bestiame. Quindi noi dobbiamo fare affidamento solo sul bosco. Fortunatamente questo bosco è ancora molto produttivo. Per dirvi un numero, in Val di Fiemme, nella Magnifica Comunità di Fiemme, noi tagliamo il 10% di quanto viene tagliato in tutta la provincia di Trento, nonostante abbiamo solo il 30 e il il 3%, sì, il 3% della superficie forestale. Questo vi dà un'idea anche del tipo di boschi rispetto ai quali possiamo lavorare. Siamo strutturati da un punto di vista organizzativo come azienda agricola forestale, quindi c'è un organismo che io ho l'onore e l'onere di dirigere, che si occupa di tutto questo, dalla pianificazione, quindi studiare bene attraverso i piani di assestamento, i piani di tagli, quali sono le risorse di cui disponiamo e organizzare i tagli in maniera tale da non depauperare il patrimonio, tant'è vero che noi abbiamo calcolato che i nostri boschi crescano di circa 60-65, dipende dagli inventari, dall'anno in cui si fanno, 1000 metri cubi all'anno, ma ne tagliamo poco più di 2/3, 45-48 mila metri cubi all'anno. Questo proprio per rispettare il fatto che dobbiamo lasciare anche alle generazioni successive, quindi non approfittare, non rapinare questo bosco. Gli introiti ci servono ultimamente solo per vivere. Non riusciamo più, o comunque facciamo molta fatica e arriviamo a fine dell'anno con bilanci strimizziti, a distribuire rendite. Fino a 10-15 anni fa l'amministrazione aveva stabilito di distribuire una parte degli utili che avanzavano appunto dalla gestione, che venivano poi suddivisi tra i vari capifamiglia. Chiaramente si trattava di goccioline, negli anni 50 erano cifre importanti perché davano la possibilità magari a qualche famiglia di vivere per un determinato periodo. Negli ultimi anni non erano sufficienti neanche per comprarsi un paio di scarpe all'ultimo figlio, no? Perché c'erano ancora le lire, si parlava di 30, 40, 50 mila lire a famiglia. Evidente che poi moltiplicato per le 6.000 famiglie diventavano anche cifre importanti. C'era un grosso dibattito sul fatto se era giusto distribuire queste goccioline, oppure non era più importante trovare un'opera significativa, però diventava un po' difficile rispetto ad esempio al passato quando avevano fatto l'ospedale, trovare un qualcosa che riuscisse a mettere assieme le esigenze di molti. Da questo punto di vista probabilmente siamo anche un po' fortunati, perché insomma in provincia di Trento godiamo di una buona autonomia e devo dire obiettivamente, magari qualcuno poi si arrabbia se ci fosse qua quel giornalista del Corriere, come si chiama, mi dà una legnata in testa, però devo dire che
per quanto riguarda i servizi pubblici e anche tante altre cose, non dobbiamo lamentarci. E cosa abbiamo ancora di particolare? Finisco magari dopo, se ci sono domande forse è meglio, perché così entriamo nel merito di qualcosa che vi interessa. Segheria. Veramente. Esatto, stavo arrivando alla segheria, che è stata, abbiamo al nostro interno la filiera completa del legno, quindi dalla gestione del bosco all'utilizzazione che viene fatta solitamente utilizzando ditte locali, perché anche qua rispetto a queste logiche siamo sempre stati molto attenti di favorire la collettività. Non andiamo a prendere le ditte in Austria per tagliarci i boschi, ce le prendiamo a Cavalese, a Tesero, nei paesi della valle dove effettivamente ci sono e sono in grado di farci quel tipo di lavoro. E il legname lo portiamo in gran parte nella segheria di proprietà della magnifica comunità di Fieme, anche se adesso è stata trasformata dal punto di vista societario in società per azioni, il cui però socio è l'ente magnifica comunità di Fieme. Che qua ci scontriamo con un mercato sempre molto più difficile e quindi diventa problematico spesso e volentieri riuscire a arrivare agli anni successivi, perché purtroppo, complice anche la crisi economica che sta attraversando l'Italia, non è facile mantenere questa realtà. Due numeri da un punto di vista occupazionale: al di là della struttura fissa, della quale anch'io faccio parte, dell'ufficio forestale, che occupa 8 guardiaboschi, 3 tecnici forestali, un guardiapesca, perché la comunità ancora ha diritto esclusivo di pesca sulle proprie acque, anche se poi l'ha data in concessione alle associazioni locali, ci sono 7 amministrativi, poi abbiamo una quarantina di operai forestali, parte a tempo determinato e parte fissi, che si occupano della manutenzione del patrimonio, sia tutti gli interventi nel bosco, diradamenti, sfolli, manutenzione delle strade, manutenzione dei fabbricati, circa 200 baite dislocate nei boschi e nei pascoli, compresi gli edifici chiaramente di Maiga. E in segheria abbiamo altre 33 persone che lavorano. Quindi da un punto di vista anche occupazionale siamo una realtà che garantisce un certo reddito e soprattutto una continuità nel tempo. Non godiamo di trasferimenti diretti da parte né dello Stato né della provincia autonoma di Trento. Possiamo accedere, ma come qualsiasi altra azienda agricola, ai benefici previsti dalle leggi forestali, che ultimamente negli ultimi 10 anni sono stati sostituiti quasi completamente dai finanziamenti europei a sensi del piano di sviluppo rurale. Ecco, noi speriamo che questa visione un pochino anche più ecologica, più attenta alla natura da parte di tutta la nostra società possa un attimino rivalorizzare il legno. Per dirvi due numeri, una volta negli anni dopo la seconda guerra un comune tipo Cavalese ha costruito il teatro con un solo taglio di bosco, la magnifica comunità con alcuni tagli straordinari ha costruito l'ospedale. Se noi dovessimo costruire un ospedale oggi dovremmo, penso, tagliare 3/4 del nostro patrimonio, perché proprio il valore del legname non ha più il valore di allora. Comunque continuiamo e speriamo appunto che i giorni, i tempi prossimi siano migliori. L'ultima cosa: nel 1997 siamo stati la prima struttura forestale in Italia a certificarci con la certificazione forestale dell'FSC, che è un organismo internazionale costituito da associazioni non governative, da proprietari di boschi, da enti di ricerca, che testimonia, nel momento in cui ottieni quella certificazione, che il bosco viene gestito in maniera corretta sotto 3 aspetti: l'aspetto ambientale, l'aspetto sociale e l'aspetto economico.
ci sono 10 principi che noi fin dall'inizio abbiamo visto che rispettano e siamo in grado di rispettarli, perché rispettare questi principi vuol dire in massima parte fare la nostra storia, fare il nostro dovere. Vi ringrazio, scusatemi se mi sono un po' perso di parlare. Va benissimo.